con il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Tecnologico Eustachio Divini di San Severino Marche, il professore Filippo Pennesi. Parliamo proprio dei progetti realizzati all'interno della scuola. Bene, i progetti realizzati in quest'anno, soprattutto anche negli anni passati, si riallacciano praticamente a tutto il settore tecnico industriale che noi da 50 anni a questa parte garantiamo alla provincia e anche diciamo, alla regione, che vanno dall'elettrotecnica, dalla meccanica, dalle telecomunicazioni, dall'informatica, dalla chimica. E quindi questo ha permesso di sviluppare una serie di protocolli d'intesa con il territorio. Mi riferisco in particolare alla Poltrona Frau, mi riferisco a Loccioni, mi riferisco alla Nova Vetro che ci ha addirittura garantito un forte contributo quindi di poter portare avanti questi progetti. E questi accordi hanno permesso di sviluppare una progettualità notevole che ci ha anche garantito alcune volte grossi premi, realizzazione di grossi premi. Mi riferisco alla Poltrona Frau con la quale abbiamo fatto un progetto di automazione del magazzino, un prototipo da loro voluto e quindi che ci ha permesso anche una ricaduta didattica per la tipologia della progettualità che ha coinvolto in maniera trasversale tutte le specializzazioni dell'istruzione tecnica. Un altro progetto molto importante che ci vede protagonisti insieme agli altri istituti tecnici della regione con il gruppo Loccioni Aiesi, che è un gruppo all'avanguardia dell'innovazione tecnologica, e l'anno passato abbiamo realizzato un progetto sulla qualità ambientale molto riuscito e abbiamo avuto un notevole successo. Un'altra cosa molto importante è lo stage che noi riusciamo a fare ogni anno, che vede coinvolti le classi quinte, quindi un centinaio di ragazzi ogni anno, e questo è deciso sottolinearlo perché noi riusciamo a mandare ragazzi su tutti i settori tecnici e quindi questo ha permesso a parecchi dei nostri ragazzi addirittura di trovare possibilità occupazionali. L'anno scorso ci sono stati, proprio grazie alle stage, ragazze che hanno firmato un contratto con la ditta su cui avevano fatto lo stage e quindi questa è una risposta molto positiva alla difficoltà occupazionale. Ecco, io tengo a sottolineare questo aspetto perché la Confindustria stessa ha messo in evidenza una carenza di tecnici nazionali e quindi ecco, noi riusciamo a garantire sia una qualità sia una quantità di diplomati e quindi di poter essere sfruttato questo all'ambito occupazionale. Tutto questo poi viene condito da una serie di premiazioni di cui siamo stati protagonisti. Mi riferisco in particolare all'aspetto più importante che abbiamo avuto in occasione dei 150 anni dell'Unione d'Italia a San Benzà, che ha visto Divini arrivare a rappresentare addirittura la Regione Marche e acquisire il terzo premio in assoluto nazionale. Un altro premio molto importante l'abbiamo avuto quest'anno con un progetto regionale, Mille Idee Non Solo Europa, che ha visto la nostra quarta classe vincere in assoluto il primo premio e garantirsi 1 o 3 giorni a Bruxelles, dove ha potuto entrare a conoscenza delle strutture principali su cui viene praticamente sviluppata la politica europea e soprattutto dal punto di vista economico. Questo è molto importante, noi il prossimo anno cercheremo di potenziare questa conoscenza sull'Europa perché siamo ormai non solo nazione ma anche un discorso europeo. Altro aspetto importante è il settore delle certificazioni. Noi da parecchi anni garantiamo la certificazione del PET, del Cambridge, praticamente lingua inglese, garantiamo la certificazione sulle CDL e garantiamo una certificazione molto importante sulla qualità, le QDL, che permette sia al settore tecnico sia al settore amministrativo di garantirsi una certificazione di qualità sul loro prodotto.
L'ultima certificazione che siamo riusciti ad avere è la certificazione sulla saldatura. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa con l'Istituto Nazionale della Saldatura e con il settore che si occuperà della formazione, l'Airone, quindi, che è un altro centro di certificazione, che permetterà alle nostre aziende ogni anno di avere questo patentino garantito. Ecco, il settore quindi della certificazione per l'istituzione tecnica e per il nostro istituto è un fiore all'occhiello che garantiamo all'ambito provinciale e regionale. A metà febbraio noi daremo, proprio in occasione di questa nostra volontà di eccellenze, borse di studio ai residenti di San Severino e borse di studio ai non residenti. Questo è un'opportunità anche per gli iscritti di garantirsi una borsa di studio triennale, e quindi certamente è necessario un impegno, è necessario una media, però insomma è un'opportunità che garantiamo ai nostri iscritti. L'ultimo fiore all'occhiello di cui andiamo orgogliosi è l'attività sportiva, che insieme all'attività didattica e all'attività tecnica chiaramente permette all'istituto di essere protagonista nell'ambito provinciale. Mi riferisco in particolare al progetto Piscina, che permette a 300-350 nostri studenti di praticare insieme all'educazione fisica tradizionale di base anche un'attività molto importante. L'attività sportiva anche nell'ambito degli sci con le settimane bianche e ormai quella che è diventata da 3 anni a questa parte un appuntamento fisso a maggio, la podistica provinciale, che vede coinvolte oltre all'Istituto Tecnico anche parecchie altre istituzioni scolastiche provinciali.